Il ricorso al TAR lo ha presentato per il momento solo il comune di Castellabate. Su che cosa l'avete puntato? A questa discrasia, cioè in effetti il piano ospedaliero prevede per questo ospedale dei servizi che non sono coerenti con quello che la legge dello Stato prevede per gli ospedali che sono presenti in zone disagiate, devono avere dei servizi che questo piano ospedaliero non riconosce all'ospedale di Agropoli. E Ecco, quindi cosa vi aspettereste quindi per l'ospedale di Agropoli che voi sentite più vicino rispetto a quello di beh, Vallo? ci aspetteremmo una funzionalità e quantomeno un ritorno non a un ospedale, perché sono anche consapevole che diciamo che non possono essere presenti tanti ospedali, però la rete dell'emergenza è importante e deve essere garantita ai territori, quindi avere un pronto soccorso attivo sul territorio è fondamentale. Poi la rete di grandi posti, di posti letto, di strutture, di tutto il resto, è chiaro che è una ripartizione su base regionale e capisco bene che non si può pensare di avere ogni 30 km un ospedale dotato di posti letto e strutture ospedaliere che chiaramente hanno dei costi che poi finiscono per essere insostenibili, e noi dobbiamo essere anche responsabili nel capire questo, però allo stesso tempo rivendicare il diritto alla salute e la certezza e dare la possibilità in caso di emergenze, in caso di incidenti, in caso di infarti, in caso di emergenze di ogni tipo, di avere un pronto soccorso, di avere un punto di emergenza anche per garantire appunto la rete di emergenza in questi territori.